Ma guarda te la fa. Sì, dai. Ma sì, dai, cosa? L'apparenza può ingannare. Eh sì, l'apparenza può ingannare. Il pubblico l'hai visto tu? Si è sentito. Si è sentito, davvero? Sì, sì. È bello giocare. Sì, soprattutto alla fine, quando mancano gli ultimi 10 minuti, ormai ci hanno anche spinto. Partiamo dalla fine. A fine partita siete andati a ringraziare il pubblico. Dimmelo onestamente, avevi paura di ricevere i fischi o speravi in un applauso? Paura no, perché alla fine come c'è stata, la prestazione c'è stata. Infatti sfortunati perché eravamo con un pizzico più di cattiveria, magari dalla casa. Giustamente anche i tifosi magari si aspettavano la vittoria, però secondo me ci sono divertiti con noi anche, perché alla fine hanno giocato bene, la prestazione c'è stata. Va bene, andiamo avanti con le presentazioni. Perché ce l'avevano con te? Buonasera, Ivano Iacondino. No, anzi, l'inverso. Allora, alla fine partita o prima di siamo giù di complimenti per questa trasmissione. Ah, hai incontrato dei tifosi, ma soprattutto hai incontrato un amico in tribuna, l'allenatore del Tutto Cuore. Sì, sì, Arrini, sì, sì. Massimiliano Arrini. Cosa che mi ha sorpreso, che si ricordava degli aneddoti, dei particolari che abbiamo vissuto. Vabbè, bella persona. Sì. Bella persona, non lo so, un bel allenatore, scusa, perché poi non ho la confidenza tale da poter dire che è una bella persona, però ha ricordato le battaglie con te? Chi era di due? Le parolacce. È stata una roba da incendio. Tu a fine gara cosa avresti fatto? Avresti applaudita? Beh, insomma, Franco, adesso togliamoci un attimo questo vallone del tifoso e di chi ragiona solo con la pancia. Se ragioniamo con la testa, la Reggiana ha fatto una grande prestazione. Io non sono sempre molto generoso, perché giudico quello che vedo, e quindi in maniera anche asettica, però insomma, mancava Bruccini, Siega, Giannone, De Giusa. Poi dopo un po' si è fatto male, secondo me Ruopolo aveva male da subito, perché sì, quando non è arrivato su quella palla, insomma, adesso l'ho detto, vabbè che a una certa età dal punto di vista fisico, almeno questo è quello che penso io, vuol dire, pur essendo di testa ancora un giocatore, poi però magari ha fatto una grande prestazione, e quindi alla fine secondo me ha dato una dimostrazione di gruppo molto importante. Io sono rimasto molto contento della prestazione, soprattutto tranne un giocatore che secondo me dal punto di vista, no, non dico poi parlando, finisco il concetto, tranne un giocatore che mi è sembrato un po' fuori dal punto di vista agonistico e della tensione nervosa, ho visto 10 giocatori sul piano della corsa, della voglia di fare, dell'entusiasmo. Cioè, qualche volta le partite bisogna anche avere la voglia di vincere, non è sufficiente avere la qualità. E ho visto, ho partecipato anche emotivamente, mi è piaciuto, perché io ho quella filosofia di calcio lì, sì, e quindi ci sta anche i miei limiti italiani, però la parte estetica e basta, trova il tempo che trovo, secondo me. Bene, 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 dopo ritorneremo su questo argomento. Marcello Lorenzo, ciao. Tu come hai concluso la radiocronaca? In senso positivo, punto guadagnato, 2 punti persi, come allora, tu e Roberto Tegoni eravate a commentare la partita, certo, come... Allora, io alla fine il pareggio lo ritengo un risultato positivo. Assolutamente, una partita che fondamentalmente non è mai decollata, secondo me, non ha mai avuto quegli spazi di bel gioco, comunque di quell'intensità, ma perché le due squadre secondo me si temevano, ma nello stesso tempo si rispettavano. E quindi io credo che il risultato di pareggio sia un risultato molto positivo, perché tenendo conto, insomma, della situazione giocatori assenti della Reggiana, quelli che si sono fatti male, insomma, la Reggiana aveva mezza squadra rispetto alla possibilità della scelta che ha l'allenatore. Il Teramo in questo periodo, diciamo che ha tutti i suoi uomini titolari, sì, sempre tutti, sì, presenti, e questo è forse anche un segno del destino, non lo so, però insomma, un Teramo che ha questa coppia d'attacco che gioca sempre, che non si fa mai male, per amor del cielo, no, raffreddore ogni tanto poteva, ma neanche un punto di no, beh, la Padula all'inizio del campionato ha avuto l'infortunio, tant'è che contro la Reggiana giocò Bucchi e fece anche gol Bucchi, tra le altre cose, però insomma dopo è vero, hai perfettamente ragione, questo con tutto il bene che posso volere, no, ha capito benissimo il tuo discorso. Tra l'altro Teramo è una delle squadre più in alto nella classifica della Coppa Disciplina della
della serie, non c'ho neanche il problema delle squalifiche o roba del genere, perché è una squadra che fa poco ricorso al fallo, via, diciamola così. Esatto, esatto. Va bene, allora veniamo alla nostra partita. Miner, siete scesi in campo, proprio nella testa, c'era voglio assolutamente vincere questa partita? O avevate anche paura di perderla, sinceramente? No, voglia c'era sicuro, perché alla fine dopo la prima in classifica che non perde a 20 partite ci voleva mettere in discussione tutti. Paura magari sì, però secondo me quando giochi contro la prima paura non esiste, cioè. Non esiste. Poi soprattutto per te, ma tu ci pensavi che avevi da marcare il primo e il secondo cannoniere del girone o no? Sì, prima di entrare in campo poi. Quanto ci hai pensato? Un minuto? Sì. No, meno. 5 forse neanche. Ma certo, 30 secondi. No, sì, beh, rispetto per tutti, paura di nessuno. Beh, ma questo è evidente. Chi dei due ti ha dato? Eccole qua le immagini. Questo è il saluto a Paolino Ponzo, la maglia delle teste quadre, a dire 12° uomo in campo, tutte le luci accese, belle queste immagini. Però il problema è, Ivano, che fin dall'inizio, ti dico onestamente, eccolo qua, quello, no, questo era il primo traversone, poi dopo l'altro sul quale tu dicevi non è riuscito ad arrivare a ruolo, vero, quel pallone un po' alto messo in mezzo, ecco, questo è anche un tiro un po' svirgolato, bravo Petkovic, qui a ruolo si trova il pallone forse un po' troppo sotto. Onestamente mi hanno sempre dato l'impressione che avrebbero potuto far gol in qualunque momento loro. E loro, Sì, loro già fanno un calcio, almeno quello che si è visto qui. Poi avevo due amici, due miei collaboratori di Teramo, cui uno ha fatto anche il presidente della Guardia Grena in Serie D, quindi masticava calcio, sì. Poi dice che gioca sempre così, palla lunga su questi due, che sono, mi hanno dato l'impressione, soprattutto nel primo tempo, incredibile, soprattutto nella capacità di trovarsi. L'impressione l'ho avuta anch'io che davanti loro fossero molto, molto, molto bravi, però potevamo fare gol anche noi. Sì. Poi io, con tutto il rispetto, voglio dire, non sono molto d'accordo sul fatto che non sia una partita che dal punto di vista agonistico il primo tempo è stato per intensità, secondo me, per merito di tutte le due squadre, non una partita di serie C, ma una partita di altro livello. Però sono una buona squadra, però è completo, in questo momento la Reggiana è completo, la vedo superiore rispetto a queste, sia l'Ascoli che... Ed è, guardate, non guardate, io penso che la Reggiana aver perso un giocatore come Brucini sia una perdita gravissima, perché anche contro il Teramo il centrocampo ha giocato bene, però troppi giocatori che non hanno calcio, troppi giocatori, Angiulli che ha corso come un matto, ha sputato l'anima, però non ha fatto la miglior partita decisamente. Gli altri sono tutti giocatori che quando arrivano all'area gli piace più tornare indietro che non andare avanti, ma perché hanno queste caratteristiche, quindi in termini di palleggio facciamo bene, però abbiamo tirato poche volte in porta. E l'assenza di Brucini, questo speriamo di recuperarlo per i playoff, perché io sui playoff ci credo abbastanza, e anche se non è fatta ancora, è L'Aquila. Insomma, io torno a dire, la partita decisiva è quella col Pisa, se non perdiamo, perché forse è sufficiente non perdere, sì, anche se questi calcoli a 7 giornate della fine sono molto pericolosi, però dal punto di vista psicologico sarebbe importante, se recuperiamo Brucini diventa bene. Attenzione molto. Cosa succede negli minuti di recupero, la Padula, colpo di testa che finisce fuori di un non nulla, e poi questo pallone svirgolato da Mignanelli che Donnarumma protegge bene con il corpo, e poi il pallone finisce sull'esterno della rete. Paura in quel momento, diciamo la verità, insomma, si sono resi pericolosi. Mille, torniamo alla partita, in campo che sensazioni avevi di potercela fare, o loro li vedevi molto pericolosi? No, cioè, molto pericolosi no, perché poi rivedendola, cioè, hanno creato, perché ho sbagliato io, ho sbagliato qualcun altro, quindi a me non è che davano l'impressione che ci potevano. Quando hai cercato nel primo tempo quell'anticipo, sì, anche secondo, non è che mi hanno dato l'impressione di essere così forte anche davanti da metterci in difficoltà, perché vai a vedere le occasioni, solo perché mi hanno sbagliato noi,
cioè, se no allora non tirano mai in porta. Sì, questo è vero, in effetti sono nate le loro occasioni da vostri errori. Sì, poi, quando poi stai in campo è tutta un'altra cosa, sì. Però Morena senza adesso, ecco, questo era forse l'episodio, non facciamo sconti. Bravo lui. Qui è stato bravo, ti ha proprio spostato, strano perché di solito tu non ti fai spostare così, hai cercato cos'è l'anticipo, com'è? No, non l'anticipo, perché era in vantaggio lui. Però c'è stato un secondo che l'ha lasciata libera, ho detto gliela tocco e alla fine l'ha presa lui e è stato bravo lui qua. Dopo c'era il rischio del calcio di rigore o no? Come sei intervenuto? Visto? Ah lì? L'ho visto andare in porta, ho detto gliela devo toccare per forza perché sennò fa gol. Però sì, se lui apre la gamba prende un bel rigore. Sì, in effetti lui. Però tu l'hai toccata? Sì, no, io l'ho toccato la palla. Infatti sì. Vedo che il pallone cambia direzione, ma quello sì. È stato essenziale il meno male. Il recupero. Però ti assicuro che Morena, visto lì dai distinti, abbiamo avuto paura, insomma. Un po' di terrore, sì. Ma tra l'altro le due occasioni del termo finale non le ho viste io, le ho viste adesso, perché io stavo rientrando in sala stampa, quindi non le ho viste, per fortuna, perché sì, se non perdevo 10 anni di vita solo per quelle due occasioni lì. Dicevo Ivano Vacondio che alla fine poi eravamo senza Giannone, Ruopolo e Siega, cioè i tre giocatori là davanti, ma Ivano Vacondio ha anche detto un'altra cosa molto importante. Ivano, 10 su 11, perché? Perché mentre qui vediamo, ecco, adesso andiamo a vedere anche le altre due conclusioni. Guardate questo scenografico, il loro portiere. Sì, Petrella molto bravo, finge, poi rientra sul piede destro, va a mettere in mezzo, si stacca dalla marcatura la Padula, che fa due passi verso, ecco, vai, era fuori gioco, ma, guardate lì, era fuori gioco o no? Siamo al limite, effettivamente, andiamo avanti, però e qui si stacca dalla marcatura, poi va a colpire di testa, qui siamo stati veramente fortunati. E anche nella occasione dopo Mianelli svirgola il pallone con il destro, che non è proprio il suo piede preferito. Qui ancora una volta Donnarumma è bravo nel coprire il pallone, nel spostare il difensore, in questo caso mi sembra Spanò, perché il monito lontano era Spanò, no? E poi dopo il pallone che termina sull'esterno della rete. Ivano, perché hai detto questo di Bruno Petkovic? Cioè ti ha dato l'impressione che non avesse la stessa... No, ma questo secondo me è la terza volta che lo vediamo, quarta, terza, e ha sempre questo atteggiamento, che chiaramente non è voluto, chiaramente, sì. Sennò sarebbe un pazzo. Però insomma, dal punto di vista dell'atteggiamento agonistico, della capacità di usare quel fisicaccio che ha e anche del fatto nervoso nella partita, dà sempre l'impressione di essere diluncolato, ha un atteggiamento che di solito si usa il giovedì, quando giochi con Rubiarese contro gioca la Reggiana contro Rubiarese contro Vivian, e questo per chi come me interpreta il calcio è fastidioso. Poi fa due o tre giocate perché è alto. Sembra lento, ma con i piedi si vede che viene da un'esperienza anche importante, quindi a maggior ragione va rapido, perché un giocatore che ha qualità e poi ha un atteggiamento così lassivo mi fa innervosire, insomma, se voi quando perde palla vedere 10 compagni che sputavano l'anima, che ricorrevano tutto, mi è dispiaciuto, ecco, tutto lì. Poi ha fatto, dal punto di vista del giudizio complessivo, ha fatto quello che poteva, poveretto, perché spesso ha giocato da solo, ma non è la prima volta, se ve lo ricordate. Sì, allora, le altre volte l'ho detto anche il direttore lunedì scorso, ho detto, ma insomma, un giocatore che per il fisico che ha, le caratteristiche che ha, entrare 10 minuti alla fine, mezz'ora alla fine, per lui è un handicap, secondo me, perché non è pronto. C'è giocatori che li metti dentro e sai che dopo 2 minuti sono pronti perché ce l'hanno nel DNA, sì, o forse non ce l'ha. Questa volta ha fatto tutta la partita, atteggiamento è stato sempre uguale. Però hai detto, scusa, a 20 anni, atteggiamento non voluto, l'hai specificato. No, beh, è un professionista, Davide sta qui, il suo pane, la partita domenicale. Però se questo è l'atteggiamento con il calcio che c'è oggi, o cambio o se no farà fatica, questo è quello che... Proviamo a pensare se Andreoni avesse il suo temperamento.
voglio dire, con la qualità che ha Petrucci, la qualità che ha Andreoni, sarebbe un disastro. E quindi sono giocatori soprattutto a questo livello qui che suppliscono delle carenze tecniche con la corsa, con la forza e con la volontà. Insomma, lo volevo sottolineare perché secondo me è importante che la Reggiana possa contare su questo giocatore, soprattutto già a cominciare da mercoledì. Sì, poi c'ha quel fisico, non lo usa sempre, l'hanno sovrastato fisicamente anche sulle palle alte, insomma, ci deve mettere più fisicità e più cattiveria, penso, ma non glielo devo dire, penso che glielo dirà Colombo. Siccome siamo qui, come dico sempre, qualcosa dobbiamo dire quello che abbiamo visto, se non altro con l'umiltà di capire che non seguiamo gli allenamenti, non conosciamo i ragazzi, qualche volta si corre il rischio anche di non centrare. Sì, però noi dobbiamo giudicare il prodotto finito, cioè io ripeto sempre quando Varella mi accusò perché tu non vieni a vedere gli allenamenti, che vengo a vedere a fare, vado mica a vedere come costruiscono la Jeep o come costruiscono il Nissan Qashqai, che ragionamento, prendo il prodotto finale, cioè non mi interessa. Sì, ma volevo solo dire perché casomai invece un bravissimo ragazzo che si impegna, ha il suo modo di impegnarsi, se il suo modo di impegnarsi si impegna male, questo è sicuro. A proposito di Bruno Petkovic, è assai facile che gli venga concessa ulteriore fiducia, perché allora Parola oggi ha fatto un po' di palestra, pressoché scontato che mercoledì non ci sarà, magari si corre anche dei rischi, quindi non è un problema questo. Non è un problema questo. Sì, quindi Parola non ci sarà. Ruopolo ovviamente si cercherà di recuperarlo, per amor del cielo, però il problema al gluteo sinistro l'ha avuto anche un paio di mesi or sono, quindi è una recidiva sempre dallo stesso punto, ecco perché è assai probabile che anche a Ruopolo non venga rischiato, considerando che dopo insomma c'è modo per gestirlo. Ma potrebbe essere la schiena che gli ha dato questo? No, si parlava di gluteo sinistro, anche Colombo, perché il nervo sciatico può dare questo, adesso per l'amor di Dio, può dare questo sì. Fastidio. Vabbè, insomma, in tutti i casi, almeno come diceva anche Colombo, finita la partita, gli ho chiesto quali recuperiamo, ha parlato, te lo ricordi, non mi ricordo, la stampa, proprio di gluteo sinistro. Giannone è tornato a lavorare sul campo, sembra che non abbia accusato nessun problema, anche questo è un giocatore che molto probabilmente verrà recuperato con il Pisa. Allora, mercoledì ore 14:30 si gioca a Prato, poi la Reggiana farà giovedì e venerdì di riposo, quindi due giorni di assoluto riposo, poi sabato, domenica, Pasqua, Pasquetta, eccetera, sarà sempre in campo ad allenarsi perché si deve preparare la sfida con il mercoledì. Ho intenzione di andare a casa, ho intenzione di fare qualcosa, sabato? No. Se ce la vedi, sappi che dovrai rimanere qua con noi. Lorenzo, un po' di messaggi. Assolutamente sì, partita bellissima, peccato che eravamo in emergenza, meriterebbero la via entrambe, ora vincere a Prato e non mollare. Mm-hmm. Qui chiedono sempre il regolamento dei playoff, ma ne parleremo. Sì, dopo ve lo spiego. Allora, ecco, prendo questo messaggio perché dice saluti da Tenerife e Granata, totalmente dipendenti, e credo che possiamo salutare tutti i tifosi della Reggiana che seguono la nostra trasmissione, ma che seguono soprattutto, ci mancherebbe altro, la Reggiana e che abitano all'estero. Ce ne sono veramente tanti. Va bene, e quindi curva fantastica davvero, c'era il grande Enrico in curva e grande Franco per la telecronaca. Ho riportato mio padre allo stadio dopo tanto, il suo